Sono partite in 93, sono rimaste in due. La capolista del girone A di eccellenza contro la capolista del girone B di eccellenza. L'attacco atomico di Mister Borrelli contro la difesa granitica di Mister Nastri. Portici e Debolitana si rincontrano in Coppa Italia Dilettanti 27 anni dopo quel pirotecnico 2-2 in cui in campo c'era anche un certo José Dirceu. Ma quella partita non valeva quanto quella di stasera. Chi vince oggi alza la coppa e trascina i sogni di Serie D oltre i confini della Campania. E la finale regionale di Coppa Italia Dilettanti allo stadio Felice Squitiere di Sarno sono in campo Portici e Debolitana. Da parte del terzino, occhio al pallone al centro, c'è possibilità per il tiro, la parata clamorosa! Ancora il tentativo da parte di Salcino, che riesce ad incuriarsi, attenzione, il pallone al centro, la nuova conclusione, ancora Fava! Lungo per Murolo, il pallone messo bene in mezzo, atteso, la conclusione! Già battuta, prova ad alzare i ritmi, Debolitana, il pallone finisce in mezzo, arriva Liccardi! Vola! Mola! Il pallone al centro, interessante, sul secondo palo, va giù l'uomo, calcio di rigore! Barzullo! Minuto 39 di gioco, su calcio di rigore, l'Ebolitana è in vantaggio allo Squitiere di Sarno, Portici 0, Ebolitana 1. Murlo prova ad accelerare, salta un avversario, Murlo, attenzione, zona tiro, la mette in mezzo per Fava, cerca di girarsi col sinistro, calcio di rigore! Parte Manzo, pallone da una parte, portiere dall'altra, minuto 3 di gioco. Strada del Portici, attenzione Di Pietro, l'apertura per Manzo, alza la testa Manzo, la scodella in mezzo, il colpo di testa! E la rete del 2-1 del Portici! Fava in posizione centrale, con il destro riesce ad innescare la corsa dall'altra parte dell'uomo entrato sardo, guadagna il fondo del campo sardo, può metterla in mezzo, la regala a Granata. La sventagliata in zona Visciano, il colpo di testa alla sponda per Liccardi, che ha lo spazio per girarsi, la conclusione e la rete del 2-2 dell'Ebolitana, realizzata dal numero 4 per la cross al centro, il tocco con la mano e nel calcio di rigore al minuto 43, secondo calcio di rigore contro l'Ebolitana, il tocco di mano in aria questa volta è stato nettissimo. Sardo, 44, Portici 3, Ebolitana 2, la Coppa Italia Dilettanti prende la strada dei paesi vesuviani. Sono solo appena due minuti di recupero. Attenzione, il pallone è già in aria, siamo già dall'altra parte! Ed è finita qui! Portici 3, Ebolitana 2. Il Portici, la formazione di mister Pasquale Borrelli, vince la Coppa Italia Dilettanti 2016-2017 Regione Campania e vola oltre i confini del girone G. Alza la Coppa al cielo! Gentili telespettatori, buonasera, e dopo un ingresso del genere, come non far sì che questa trasmissione diventi una trasmissione di tante cose belle, la prima di tutte è la vittoria della Coppa Italia da parte del Portici, a cui omaggiamo, ma prima di parlare di Coppa Italia con il Portici parliamo con Sabino Giannattasio, che sarà insieme a me a condurre questa trasmissione, con noi la voce della finalissima di ieri allo Squitieri di Sarno, Francesco Guarino. Buonasera. E con lui il direttore sportivo del Mercogliano, Antonio Ferraro, con cui parleremo di eccellenza, promozione, seconda categoria, parleremo di tante cose. D'obbligo la prima domanda a Francesco. Francesco, abbiamo ieri sera fatto insieme la telecronaca della gara, cosa ti resta a 24 ore da quella bellissima esperienza? Beh, una finale con tutti i crismi della finale, perché da una partita che regala 5 reti, 3 calci di rigore, 2 espulsioni, penso sia difficile chiedere altro. Parlavamo privatamente, forse sarebbe stato anche più giusto un esito ai calci di rigore, perché è stata una partita molto equilibrata. Era la sfida tra il miglior attacco del girone A, quello del Portici, e la miglior difesa del girone B, quello del Ebolitana, e è finita alla fine come doveva finire, cioè con chi segna più gol vince. Ha avuto la meglio, il miglior attacco, è stata una partita molto molto bella, molto intensa,
uno spettacolo sugli spalti degno di tale nome, peccato per la piccola coda polemica che qualche tifoso un po' più un po' meno appassionato del calcio ha voluto lasciare, ma quello che si è visto in campo è stato uno spettacolo assolutamente di categoria, con due squadre che continueranno il percorso nei rispettivi campionati. Solo una poteva continuare in Coppa Italia Dilettanti, sarà il Portici, in bocca al lupo a loro. Francesco, tra l'altro proprio il Portici ha davanti due elementi, Fava e Manzo, insomma, due giocatori che fanno la differenza in questa categoria. Giocatori straordinari, Manzo è un giocatore che ha giocato a tutto campo e Fava è un riferimento proprio per la squadra. E lì davanti una presenza che sicuramente ha 40 anni da compiere a marzo, tra l'altro, ricordiamolo, può dare meno in termini polmonari. Oltre 200 presenze in Serie A. 200 presenze in Serie A, 88 e 22 reti, mi sembra qualcosa del genere, siamo su questi numeri con l'Udinese, quindi un giocatore di assoluta levatura. È stato cercato moltissimo dai compagni negli 80 minuti in cui è stato in campo, ha indirizzato il pallone due volte verso la porta, ha preso una traversa dopo 10 minuti, quindi è un giocatore che in quelle categorie può dare e vuole dare ancora tanto, perché chi ha amato il calcio e lo ha giocato a certi livelli non riesce a staccare la spina, a switchare da un momento all'altro, e allora è bello vederlo tuttora in quelle categorie, vederlo lottare anche per qualcosa di più dell'eccellenza adesso. Antonio, vedendo la finale, vedendo le immagini della finale, vedendo uno spettacolo del genere e soprattutto vedere in campo 22 giocatori, molti dei quali ex professionisti, che impressione ti ha fatto? Ma è un'ottima impressione, comunque giocatori come Fava, Manzo, Maisto, comunque sono giocatori che hanno giocato ad altissimi livelli, sono ex professionisti e quindi è sempre bello vedere queste persone in campo, poi soprattutto in una finale come questa, ed è veramente bello. Bene, abbiamo detto tutto ciò, Sabino. Tra l'altro ieri sera era presente a questa finale, come giusto che sia, il neo presidente della Lega Nazionale di Attanti, Cosimo, il commissario della Lega Campana. Esatto, Cosimo Sibilia, che abbiamo ascoltato al termine della gara. Una bella finale, forse solo alla fine, in questi minuti, qualche incidente di troppo, però spettacolo in campo e spettacolo anche sugli spalti. Ma in campo è stato veramente uno spettacolo degno di una finale. Poi i calciatori insieme agli arbitri sono andati negli spogliatoi e poi insomma c'è qualche scalmanato che sta creando qualche problema diciamo di ordine pubblico, però direi, per quanto ci riguarda, per quanto attiene alla serata sportiva, credo che veramente sia stata una bella finale, una finale degna della Regione Campania, del Comitato Regionale Campania e di due squadre che sono state veramente all'altezza della situazione. Sì, veramente all'altezza della situazione, ritornando negli studi, perché abbiamo assistito al modo impeccabile di come è stata organizzata la finale, un modo impeccabile perché c'era tutto al puntino giusto, effettivamente c'è stato qualcosa di troppo a fine gara, ma non, c'è da dire che non c'è stato contatto tra le due tifoserie, alla fine è la polizia che ha avuto uno scontro con i tifosi dell'Ebolitana, del Nola e di tante altre squadre, perché era un gemellaggio tra 5-6 squadre che insieme cercavano di sconfiggere l'altra tifoseria. Quindi diciamo che è solo questa l'unica nota negativa. Per il resto Sarno ha ospitato nel miglior modo possibile la manifestazione, la polizia e le forze dell'ordine in genere sono stati impeccabili, il comitato regionale altrettanto. Quindi diciamo che è una finale che va in archivio, sperando che il Portici con l'Altamura e il Moliterno vada avanti e riesca a portare ancora più in alto il nome della Campania, e perché no, vinca la Coppa per accedere direttamente alla Serie D, così fa spazio alla seconda nel... È un auspicio di tutti, Franco. Il nostro è l'auspicio, sì, di tutti. Perché così diamo spazio anche a un'altra campana. Sicuramente. Buttiamoci, tuffiamoci nel campionato di eccellenza Girone B. Il contraccolpo dell'Ebolitana nella gara domenica contro il San Tommaso, Francesco. Beh, oddio, per l'Ebolitana penso che sarà relativamente facile rimettersi sul campionato, perché comunque c'è quel margine di sicurezza nella classifica, appunto, che consente alla formazione di Mister Nastri di continuare a tenere quel livello. Certo, dal punto di vista psicologico bisogna vedere che cosa succederà in campo. È reduce da una vittoria risicata, da una vittoria piuttosto sofferta per 1-2, ma in generale in molti campionati, sia in promozione che in eccellenza, abbiamo visto che la sosta invernale ha un po' falsato alcuni valori. Difficilmente le dominatrici della prima fase si sono confermate con la stessa facilità dominatrici. Quindi per l'Ebolitana sarà più un problema di nervi che di numeri da questo punto di vista. Ha la migliore difesa tuttora in campionato, 7 reti subite in 18 partite. Nemmeno una sconfitta. Sono numeri, tra virgolette, folli, positivamente parlando.
Rimane quell'attacco un po' asettico, 29 reti in 18 partite sono pochine, però credo che comunque adesso abbiamo avuto modo anche di parlare con i giocatori, con l'Icardi, hanno detto ora si pensa al campionato, abbiamo archiviato questa piccola delusione, dritti verso l'obiettivo, ci sono 6 punti di margine se non erro sulla seconda, quindi il contraccolpo dovrebbe essere limitato, dipende dai prossimi 90 minuti, sì, vediamo. Sì, i prossimi 90 minuti che saranno con il San Tommaso, a proposito del San Tommaso. E abbiamo al telefono il vicepresidente Annino Cucciello. Annino, buonasera. Buonasera a voi. Annino, che gara t'aspetti? Sarà una gara molto impegnativa. Ieri ho avuto modo di vedere la finale da vicino e ovviamente c'erano di fronte due corazzate che non hanno nulla a che vedere con il San Tommaso. Però forse queste sono le gare dove quando sulla carta parti sconfitto ti puoi attendere qualche risultato pazzo. Noi ci crediamo come in tutte le gare, ovviamente abbiamo bisogno di punti su tutti i campi e non sarebbe male cominciare proprio da domenica. Annino, l'Ebolitana però viene da un cocente pareggio interno con il Sant'Agnello che l'ha imbrigliato a dovere e domenica scorsa io ho seguito la gara, ho fatto la telecronaca, ti posso dire che anche con il Vico non è che abbia entusiasmato, ha vinto negli ultimi 10 minuti giocando in modo cinico e spietato, quindi teoricamente con Ciaramella in panchina e con i tanti giocatori che avete, perché poi c'è da dire che voi contro il Cervinara avete giocato un'ottima gara. Non è che sia utopia sperare in qualcosa? Ma no, assolutamente no. Il discorso è che noi attendiamo il momento giusto affinché ci lasci un po' in pace anche la sfortuna. E penso che nel momento in cui la sfortuna si faccia un attimino da parte, questa squadra potrà raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione. E ti ripeto, non sarebbe male ovviamente cominciare proprio da domenica, perché sono le partite che poi ti danno quel giusto lancio per il futuro. Annino, in questi giorni c'è stata una nuova polemica purtroppo sullo stadio Roga con il Comune. Cosa sta succedendo? Ma guarda, cosa sta succedendo? Sono delle situazioni pregresse, situazioni che non hanno nulla a che vedere con la nuova proprietà e ovviamente il Comune fa i suoi interessi, però il Comune dovrebbe un attimino prima sincerarsi delle condizioni del Roga, perché io penso che il Roga tra qualche mesetto sia del tutto inagibile, non solo la tribuna. Non c'è nulla che funziona a Roga, si viene lì ad aprire e si lascia tutto stare come sta. Ovviamente le società che usufruiscono del Roga devono pagare, chi non ha pagato è giusto che mette a posto le situazioni, e se siamo noi dobbiamo assolutamente mettere a posto le situazioni, però il Comune deve un attimino pensare pure alla funzionalità del Roga, perché non puoi assolutamente prendere un fitto aprendo solo il campo, mi sembra assurdo. Bene, Annino, noi possiamo solo farti un in bocca al lupo per domenica principalmente, poi grazie per la tua onestà, perché non è da tutti essere onesti con se stessi e con gli altri, però alla fine io penso che anche il Comune, come giustamente dici tu, debba fare qualcosa, perché è un patrimonio comunale, il Roca è un patrimonio della città e delle tante società che ne usufruiscono, quindi alla fine deve essere un piccolo gioiellino, perché c'ha tutto per essere un piccolo gioiellino, speriamo che ci riesca. Passando al campionato di eccellenza, parliamo del Cervinara che gioca contro il Nola che arriva allo stadio Arrusso di Paolisi per giocarsi l'ultima chance, perché qualora perda contro il Cervinara il distacco diventa incolmabile e il Cervinara può avere via facile per il quarto o terzo posto, quello che sia. Antonio, secondo te che partita sarà? Io penso che il Cervinara domenica non può sbagliare la partita, quindi dovrà fare punti, dovrà portare la vittoria a casa. E poi io penso che per il Nola non ci saranno possibilità di rientrare nei playoff. Per me la griglia dei playoff sarà Faiano, Cervinara, Sorrento e la Battipagliese, che ha fatto un mercato di riparazione a dicembre, un ottimo mercato di riparazione. Anche se il Nola sta là a un punto alla Battipagliese. Sì, però si è indebolita, cioè ha ceduto giocatori che rappresentavano il Nola, che comunque gli avevano portato punti fino a quel momento.
Sì, diciamo che la Battipagliese, anche se sulla carta nella 19esima c'è l'incontro più facile contro il Castel San Giorgio, che è una buona squadra, però a impensierire la compagine di Mister Tudisco ce ne vuole, anche perché con la batteria di attaccanti che dispone, vale a dire, parliamo di Campione, parliamo di De Biasek, Sanola, parliamo di Mar, di Diacoré, parliamo di gente che ha nel DNA di veri cannonieri. Mentre la gara importante sicuramente, a mio parere, Francesco, è San Vito Positano Faiano. San Vito anch'essa si gioca le ultime chance di accesso alla zona playoff. Qualora ciccasse in casa, il Faiano ha via libera per il terzo posto, mentre il San Vito rimarrebbe a 25 e sarebbe forse escluso dalla lotta per la parte finale dei playoff. Sì, si cominciano a delineare ora i primi veri e propri equilibri, quindi la zona playoff è abbastanza compatta, diciamo, prima soltanto del punto di distacco singolo del Nola dal resto del gruppo. Per il San Vito Faiano è forse l'ultima possibilità, un KO adesso inizierebbe a scavare quel solco decisamente incolmabile. Penso che sarà una partita piuttosto complessa, perché il Faiano è una squadra ostica, tanto in casa quanto fuori, quindi vedremo che cosa ci riserverà il campo. Sì, anche un'altra squadra ha una gara piuttosto, diciamo, forse importante e decisiva, mi riferisco alla Palmese che gioca in casa in una gara importantissima, una gara dove recupera Babù, molto probabilmente. Babù conosce nostra vecchia conoscenza del calcio avellinese. Oltretutto quest'anno sembra, ironia della sorte, il calcio avellinese degli anni due a cavallo. Maiella, Viscido, Palera, Babù con la Palmese. Maisto. La Soviera in panchina a Palma. Quindi, diciamo, sono tanti i giocatori che stanno giocando in questo campionato di eccellenza. Antonio, il tuo parere sul campionato di eccellenza in genere? Ma è un campionato di eccellenza che offre, come abbiamo detto, tanti giocatori ex professionisti. E penso che il campionato è un campionato di altissimo livello, che ogni domenica risolve delle sorprese e conferma delle squadre blasonate che ci sono, come Bolidana, Sorrento. Franco, sotto c'è anche il Solofra che arranca un poco, insomma. Diciamo che la gara del Solofra contro il Picciola è determinante per la parte medio-bassa della classifica. Il Solofra che tra l'altro ha cambiato due elementi in attacco, però continua a segnare poco. Segna poco, però in casa si fa rispettare. Una squadra che, ricordiamo, domenica gioca col Picciola, ma il prossimo turno è il Cervinare in casa, nel secondo derby avellinese, quindi gara importantissima. Però al di là di tutto ciò, col Picciola il Solofra di Mister Messino se la può giocare apertamente, perché il Picciola è una squadra che fa giocare a calcio, gioca a calcio e gioca in spazi molto ampi, mentre il Solofra sa difendersi. L'unica pecca è che fuori casa forse subisce troppo, però 20 punti, 23 punti in classifica, la dividono appena 3 punti, teoricamente. Beh, sarà una bella gara. Una vittoria potrebbe, insomma, dare nuovo slancio a questo Solofra che... Ricordiamo, è una matricola il Solofra, esatto. Quindi già essere in quella posizione di classifica è qualcosa di importante, perché molti la davano per spacciata all'inizio campionato, perché... Però il Solofra gioca, produce, segna poco, però produce. Segna poco perché purtroppo sia Polichetti, sia gli altri attaccanti Svezza, che ha, Vess, ma lo conosciamo, Vess... pochi gol fa, non è un ariete, però è una squadra che ha, ironia della sorte, in Arzeo uno che, esatto, quando deve decidere, decide, quindi tranquillamente. Bene, detto ciò, passiamo, saluto Sabino perché purtroppo avrà il suo cartellino giallo, nemmeno, scherzo, avrà la sua sostituzione, perché essendo noi un team cerchiamo di essere partecipi tutti. Basta vedere che i tanti servizi, Sabino cura i servizi, Alfonso che lo sostituirà da qui a poco entra in gioco, io cerco di essere il papà dei due ragazzi, anche perché sono un pochino più grandi. Ma siamo troppo grandi per essere tuoi figli. Però mai dire mai, però alla fine ci divertiamo e scherziamo, questo è il nostro mondo, User TV Sport Channel da sempre, è una collaborazione fattiva nel miglior modo possibile. Bene, ci vediamo fra qualche minuto per la seconda parte.